Nel secondo turno del torneo delle arti marziali nere, il dottor Ichigaki, servendosi di tre ragazzi da lui trasformati in macchine assassine, mette in grande difficoltà Yusuke e i suoi compagni. Ma il guerriero mascherato libera i ragazzi dal controllo di Ichigaki e questi, trasformatosi in un mostro, attacca Yusuke che lo sconfigge, vincendo così l'incontro. La squadra di Urameshi non ha però un attimo di tregua, perché viene mandata di nuovo in campo. L'avversario da battere è la squadra di Masho. Coraggio, ti sorreggo io. Wabara è fuori gioco. Dovremo combattere noi tre contro questi cinque incappucciati. È evidente, il braccio di Hiei non è ancora guarito. E il guerriero mascherato ha quasi esaurito il suo potere. Le nostre possibilità di vincere l'incontro sono scarse. Hiei, mi dispiace che tu non possa essere al nostro fianco. Coraggio, chi di voi vuole essere il primo a scendere in campo? Eccomi, sono pronto! Caspita, è proprio lui! Finalmente. Siamo spacciati! Quello è Jin, il maestro del vento! Jin, il maestro del vento? Ma allora quelli dovrebbero essere gli... Vuoi dire che li hai già conosciuti? Sì, certo, sono molto conosciuti. Il loro nome, Masho, è di origine ancora ignota. Comunque quelli sono gli shinobi del mondo dei morti. Gli shinobi? Vuoi dire che sono dei ninja? Sì. Nel mondo dei morti quelli sono ninja che hanno la capacità di muoversi senza farsi vedere durante l'incontro. E quello che è ancora peggio sono i più sanguinari di tutta Shura. Possiamo sapere come desiderate combattere? Saranno scontri a eliminazione diretta. Soltanto uno dei due lottatori rimarrà in piedi. D'accordo, mi sta bene. Avete sentito? L'incontro si svolgerà con combattimenti uno contro uno. Buona fortuna, Yusuke, non arrenderti. Kazuma, ho fiducia in te. Fa vedere a questi mostri assetati di sangue quanto vali davvero. Non senti anche tu un bel venticello? Vedrai che presto ti circonderà piacevolmente. Attenzione, prego. Prima che il secondo turno abbia inizio, la direzione del torneo eseguirà un controllo medico. Un controllo medico per cosa? La squadra di Urameshi sarà la prima ad essere visitata. Si prepari al controllo. Quanto all'altra squadra, per favore, aspetti il suo turno. Cosa diavolo significa questa pagliacciata? Però... Caspita. Non serve visitare i fani, non ne hanno bisogno. È quella che... Io come volontario per un controllo. Oh, che bella infermiera! Voi due sarete i primi a essere visitati. Volete seguirmi? È solo una perdita di tempo. Perché non curi il ragazzo sdraiato dietro di me? È ferito. Il mio compito è quello di controllare i giocatori. Non curo le ferite. Venite, non ci metterò molto. Ma che fai? La tua visita è inutile! Non perdiamo altro tempo, moriranno comunque! Ehi tu, dammi un cazzotto! Cosa? Avanti, dai, colpiscimi! Ma altezza, io non posso! Il mio è un ordine, su, colpiscimi! Come volete, vostra altezza, poi però non lamentatevi con me, perdonatemi, vi prego! Complimenti, un sinistro da campione! Ora andrò a farmi medicare subito il vernoccolo da quella bellissima infermiera! È impazzito! Compiliamo la cartella medica. Ti fa male da qualche parte? No. Hai mai accusato capogiri, perdita dell'equilibrio? Ehi, di un po', ci stai prendendo in giro per caso? Sembra che tu abbia accumulato molto stress negli ultimi tempi. Dovresti rilassarti un attimo prima di affrontare un incontro come questo.
Non resterà un istante di più ad ascoltare le tue sciocchezze. Che cos'è? Una trappola! Che succede? Cos'è quello? È un campo di forza. Un campo di forza? Ma allora? Ehi, tu, che cosa stai facendo ai miei amici? Chi sei? Il mio nome è Ruka. Sono specializzata in campi di forza. Specializzata in che cosa? Sono certamente la migliore esperta in circolazione in fatto di incantesimi di difesa. Un incantesimo usato come difesa? Ma è chiaro, questo significa che anche impiegando il potere dell'energia astrale per contrastarlo, non sarà facile scappare da quel campo di forza. Esatto, sono miei prigionieri. Lasciali andare subito, brutta strega! I tuoi amici saranno qui fino alla fine del terzo incontro. Alzare la voce e insultarmi non servirà a niente. Soku Jujo! Ormai li ha imprigionati. Per loro tentare di uscire da quel campo di energia potrebbe essere molto pericoloso. Cosa? Quella ragazza non era un'infermiera! Che peccato! E mi sono fatto fare persino un bernoccolo! Ehi, cosa diavolo ti ha saltato in mente di colpirmi? Ma vostra altezza, l'ho fatto perché me l'avete chiesto voi. Io non mi sarei mai permesso una cosa simile. Aspetta, ti prendo per amiganti! Dopo un'accurata visita di controllo medico, visti i risultati, la direzione del torneo ha deciso che Hiei ed il guerriero mascherato non combatteranno nel secondo incontro, ma resteranno a riposo in infermeria. Cosa? La squadra di Urameshi non ha potuto riposarsi. Dovrà combattere senza Kuwabara. E ora, grazie alla mia trappola, anche senza Hiei e il guerriero mascherato. Sarà davvero divertente vedere come se la caveranno. Che cos'è questa buffonata? Hiei e il guerriero mascherato stanno benissimo e possono combattere. Questa è stata una decisione presa dagli organizzatori del torneo. Io non ne so nulla, te lo assicuro. Devono lasciarli andare, hai capito? No, non lo faranno. Che cosa intendi dire? Ci hanno teso una trappola, è chiaro. I nostri nemici l'hanno progettata per impedirci di avere Hiei e il guerriero mascherato al nostro fianco. Così saremo sconfitti. Se i nostri compagni non sentissero dolore, non avrebbero alcun problema a uscire dal campo di forza. Ma sono ancora troppo deboli. Forse questo inconveniente potrebbe anche giocare a nostro favore. Chissà, lo vedremo poi. Adesso siamo 2 contro 5, Jin. Puoi occuparti di loro anche da solo. Lo sai cosa ti dico? Credo di aver cambiato idea. Adesso non ne ho più voglia. Cosa? Io guardo. Lo faccia qualcun altro. Ti sei offerto come volontario e adesso fili subito in campo. Non dirmi che cosa devo fare. Jin, a quanto pare in questo momento non è dell'umore adatto per combattere. Chi vuole prendere il suo posto? Se permetti, comincerò io. Sono Gama, maestro del travestimento. Me ne occupo io. Kurama, che cosa vuoi fare? Vorrei occuparmene io, se non ti dispiace. Sperando che il mio potere astrale duri abbastanza a lungo. Farò del mio meglio per eliminare il maggior numero di avversari. Agli altri dovrai pensarci tu.